Ok, direi che possiamo iniziare. Anzitutto, buonasera a tutti e benvenuti. E quello di questo pomeriggio sarà un appuntamento veramente particolare. L'ideale sarebbe stato quello di avere teatro, così come è stato pensato dall'attore, ma in ogni caso devo dire che ci è comunque andata benissimo all'interno di questa sala conferenze. Molto bella nel vero senso del termine, ecco, per così dire. Buonasera a tutti da Dario Primitera, io sono il conduttore che vi accompagnerà lungo il percorso di questa serata, di questo pomeriggio che trascorreremo insieme per un motivo abbastanza evidente, ma al di là del fatto che presenteremo questa nuova opera dell'autore Alessio Batti, ci sarà un vero e proprio viaggio interno attraverso la poesia. Ed è per questa ragione che non avremo tanta possibilità di interazione con il pubblico, perché ci saranno queste letture che verranno fatte in maniera proprio teatrale, quindi cercheremo comunque di riportare un determinato clima all'interno di questa sala conferenze, ed è per questo che vi chiedo già subito da adesso di rendere silenziosi i vostri telefoni se possibile, e così da poter iniziare anche a parlare un po' di Uguale agli dèi. Uguale agli dèi è stata per l'autore Alessio Batti un'esperienza culturale e spirituale magnifica che ha comportato sicuramente tanto, tanto lavoro, tanto lungo e duro lavoro. Nella fattispecie egli non si è dato il compito di fare una normale traduzione di versi da una lingua ad un'altra, ma bensì quello di traslarne i sensi. Prima di ogni cosa si è immerso nel profondo dei versi, li ha ascoltati umilmente e poi si è messo ai loro piedi, diciamo lasciandosi catturare, accarezzare da quello che sono proprio i versi, per poi andare a sentirli vivere in quello che è la lingua poetica siciliana. Spirito a spirito, perché si compia un atto d'amore, per citare Benedetto Croce, nell'atto di tradurre. Un amore per i sensi di chi prima di noi ha raccontato nella sua lingua il sentire profondo della propria anima. Signore, io vorrei un profondissimo applauso, ne faremo uno adesso e poi quando buonasera, benvenuti alla presentazione di Uguale agli dèi. Scusate l'emozione perché un poeta scrive, ma come dire, è terra d'anima, quindi l'emozione è un qualcosa che non possiamo eliminare, né dalla poesia né dalla sensibilità umana. Quindi benvenuti a Uguale agli dèi e io vi ringrazio perché avete scelto di condividere con me questo momento importante. Ringrazio chi mi collabora, il professore Vecchio, la professoressa Colonna, che mi seguono, che come dire, lavorano con me e mi aiutano anche alla comprensione di molte cose importanti per me. Io questa sera vorrei dedicarla, come sempre, a persone che purtroppo non ci sono più, quegli immigrati che hanno lasciato nelle acque siciliane della loro vita e quindi sono uomini che noi non possiamo mai più dimenticare. Speriamo che tutto questo che è accaduto non si ripeta. E poi approfitto anche per dedicare questa serata a un altro amico, poeta, sociologo, che proprio in questi giorni ci ha lasciato, Michelangelo Marson, a cui io voglio fare un applauso. Quindi, siccome penso che, come citava poc'anzi Dario, parlare poco
realizzare il programma e di concentrarci tutti nel clima di uguale calibre. Grazie. La presentazione di Alessio è stata fatta in maniera adeguata, brillante, dal nostro presentatore, quindi io eviterò di ripetermi da questo punto di vista e cercherò di concentrarmi sull'opera. Tuttavia devo aggiungere qualcosa. Questa conoscenza che è intervenuta negli ultimi anni con un autentico poeta, quale è Alessio Patti, ha contribuito a svegliare in me delle forti emozioni, perché è riuscito a recuperare alla grande le qualità intrinseche alla nostra lingua siciliana. E giustamente lui parla di lingua siciliana, si è citato Salvatore Camilleri. Certo, ci sono tanti dialetti, ma c'è una lingua, e c'è una lingua che sa esprimere anche concetti elevatissimi. Io, facendo delle ricerche, perché da più di 40 anni ne faccio, ho scoperto anche dei testi di teologia in siciliano, testi poetici. Il siciliano riesce ad esprimere veramente livelli molto alti dell'esperienza umana, e d'altronde, bisogna anche dirlo, la produzione più importante che è ancora disponibile per chi volesse leggerla e studiarla, quella della nostra terra di Sicilia, è abbondantemente rappresentata da autori che hanno scritto in siciliano. E poi l'Unità d'Italia è entrata di forza, naturalmente, con una lingua nazionale, perché è una questione anche politica e formativa di carattere generale, e quindi l'italiano man mano, la scuola che ha avuto il suo ruolo specifico, si è affermato. Però siamo arrivati a un punto molto delicato. Un punto molto delicato perché negli ultimi 30 anni, 40 anni, l'omologazione linguistica, soprattutto ad opera dei mass media, ha prodotto un affossamento, per certi versi, nelle nuove generazioni del modello comunicativo siciliano. Addirittura ha contribuito a determinare una specie di repulsa nei confronti della lingua siciliana splendida, con la quale, ripeto, si possono esprimere sentimenti e pensieri, senza togliere nulla. Anzi, addirittura in certi casi, quando noi vogliamo esprimere con la lingua italiana alcuni concetti che il siciliano ha elaborato, bene, questi concetti si annacquano, diventano asettici, non riescono a parlare al cuore. E questo Alessio lo sa benissimo, e quindi la sua opera è meritoria, perché recupera la dimensione della lingua siciliana sul piano letterario e la propone in maniera intelligente, ma soprattutto con il cuore di un siciliano autentico. A dire il vero, io ho scritto anche nella prefazione dell'opera, quando mi ha proposto di visionare Uguale agli Dèi, che è l'opera di cui si parla questa sera, ho dovuto fare i conti con dei miei pregiudizi, perché ricordavo quando ero a scuola, per esempio, e leggevo Virgilio, e Virgilio in latino, c'erano delle assonanze straordinarie, si entrava in un'atmosfera magica in certi casi. Poi i libri riportavano una versione in lingua italiana accanto, la leggevo, ma non mi dicevo completamente nulla. Quindi ero un po' così prevenuto. E allora Alessio è riuscito a convertirmi.
cioè mi ha convinto che effettivamente quando le cose si fanno bene, quando c'è l'animus indispensabile in questi casi per entrare in sintonia piena con gli autori, con i grandi autori, anche quelli meno grandi e più recenti, e allora è possibile che ci sia una trasmissione di sentimenti e di pensieri che non tradisce l'intenzione dell'autore originale, ma allo stesso tempo però, come dire, aggiunge qualche cosa che noi, come siciliani, almeno fino adesso, riusciamo a cogliere e a percepire in maniera nostra, specifica. Quindi l'operazione culturale di Alessio Patti è molto ardita e per tanti motivi quindi complessa, e trova una sua spiegazione nell'amore per la poesia, soprattutto per la nostra terra di Sicilia e, come abbiamo detto, per la sua lingua. In questi testi che trovate nel volume Qua agli dei c'è una fusione piena tra sicilianità e sentimento poetico che invita irresistibilmente l'autore a rileggere con i suoni e i simboli della nostra lingua siciliana le espressioni più autentiche della grande poesia di ogni epoca. Si parte da Saffo, quindi dalla poesia greca, per arrivare fino ai giorni nostri, e di ogni parte del mondo, attenzione. Quindi c'è una corrispondenza di amorosi sensi, se così si può dire, tra autori di ogni epoca e di ogni parte del mondo, filtrati attraverso l'animo del poeta Alessio Patti. Certamente ogni volta che c'è una trasposizione, per qualsiasi poeta, se si deve tradurre un poeta italiano in lingua inglese o in lingua giapponese o in cinese, eccetera, eccetera, nascono questi problemi. E quindi si pone sempre il problema della distanza storica tra quello che viene definito, questo è un po' più tecnico, l'avete letto chi l'ha già fatto nella prefazione, la distanza storica tra prototesto e metatesto. Secondo lo studioso slovacco Anton Popovic, l'interazione culturale può dare luogo alla cosiddetta, con doppie virgolette, creolizzazione, in cui il metatesto è frutto della sintesi tra la struttura del prototesto e la struttura della cultura ricevente, perché una parola o un'espressione si colloca in un contesto nel quale ha una valenza sistemica. Ogni parola si inserisce in un sistema di pensieri, di parole e di sentimenti. È la cultura ricevente che seleziona infatti i testi più vicini alla propria specificità, e questo, una volta entrati nella nuova dimensione linguistica, hanno vita autonoma e determinano influenze in quanto tali. La selezione, ho scritto, quella che ci propone Alessio Patti con grande maestria, entra nell'animo del poeta di volta in volta, con il quale instaura questo rapporto di empatia e di intesa spirituale, e riesce, impresa non facile, a rispettare l'intima ispirazione originale dell'autore, porgendolo al lettore con una lingua siciliana senza pelle limpida e fresca. Io nella prefazione ho aggiunto anche come le acque di un ruscello di montagna, e chi legge non si stanca di bere quest'acqua che ristora l'anima e la innalza verso l'orizzonte esistenziale metastorici, senza disperdere tuttavia il vissuto individuale del poeta. Quindi il lettore viene agevolato anche dalla lettura a piedi pagina dei testi originali in lingua italiana e in versione italiana nel caso dei testi greci, latini o di lingue moderne. Tale espediente, al di là della sua funzione strumentale, consente di rendersi conto della validità dei nuovi versi frutto del poeta tradotto per Alessio Patti. Il libro, dicevamo all'inizio, raccoglie le perle di ogni epoca, da Saffo ai poeti di oggi, secondo una personalissima scelta motivata, lo ripeto ancora una volta, come diceva il poeta, da corrispondenza, da amorosi sensi, ma sempre all'altezza dell'intento culturale che l'autore si è proposto di rendere vivo e fruibile ai più. E anche in quest'opera,
qualora ce ne fosse bisogno, conferma come Alessio Patti sia una delle personalità letterarie siciliane non accademiche più interessanti del panorama contemporaneo, che ha espresso la sua versatilità nella prosa, nel teatro, nella poesia, nella videografica, con apprezzamenti sinceri di migliaia di lettori di seguaci su Facebook. Quest'ultima opera contribuisce a definire in modo ancora più completo la fisionomia di un autore che merita tutta la nostra simpatia e il nostro applauso. Però vorrei dire a chi non conosce un po' di meno che Alessio Patti, che ho avuto il piacere e l'onore di presentare l'opera Piccolo Sacramento, che è l'opera Summa, lui la chiama, dove c'è tutto quello che è il mondo che lui intendeva esprimere, che è un romanzo lirico, scritto in lingua siciliana, Piccolo Sacramento forse è l'opera più nota. E poi c'è la raccolta di poesie in lingua siciliana, La Materra di Lincia, Magaria, un'altra raccolta di poesie, di volte in volte sono delle prefazioni fatte da grandi amici del gruppo che segue Alessio, quindi uguale agli dei. E poi ci sono delle commedie, alcune brillanti e una tragicomica, che so, la commedia brillante, Un matrimonio, commedia in tre atti, Sciaramonia, anche questa in tre atti, sempre in lingua siciliana, Cavaliere e Tetè, Don Braccio, e Studio Siciliano e Melevanto, invece ho scritto il dramma, questo in tre atti. 30 giorni di spettacolo che ho presentato anche nella pagina della cultura della Sicilia è tutta particolare, perché con sottile ironia riesce a descrivere la condizione del paziente in un ospedale cittadino di Catania. È davvero un'opera tragicomica. C'è poco da ridere, direbbe la mia nipotina di 5 anni. Ecco, in certi casi lei vede che io tendo a sorridere, cioè c'è poco da ridere. Ecco. E perché effettivamente le situazioni paradossali si susseguono. E poi ultimamente c'è un'altra opera che sicuramente sarà presentata, la cui perfezione è stata curata dal professor Gregorio Monaco, che si scusa di non poter essere presente per motivi seri di salute, sentito la Maria e il sentimento. E qui è un'appendice anche di quello che è Piccolo Sacramento. Quindi pensate a un autore che finalmente ha deciso di tirare fuori dal cassetto queste opere che lui ha scritto non tutto una volta, adesso l'ha scritto nel tempo, negli anni. Finalmente ha deciso di farla stampare, di farne fruire tutti noi. E davvero, stasera, con quest'ultima, che è davvero la più forse ardita dal mio punto di vista, perché fa i conti con i grandi poeti e trasporli nella lingua siciliana, è davvero un'impresa difficile. Ma lui ci è riuscito, a mio parere. È riuscito, ripeto, a convincermi che questo è possibile, e che non si perde la sostanza poetica del testo originale. E allora stasera ne avremo una dimostrazione. Avremo una dimostrazione perché sentiremo recitato da un attore, filmato, la poesia originale in lingua italiana, mentre invece poi sarà recitata in lingua siciliana o da Alessio Patti oppure dalla carissima professoressa attrice Carola Colonna. Quindi saranno momenti forti che vivremo questa sera. Quindi un buon ascolto di questa poesia e che la poesia ci aiuti a vivere meglio questi tempi terribili. Adesso la lettura della professoressa Carola Colonna, insegnante e attrice, che interpreta Saffo in A me pare uguale l'idea. A mia appare uguale l'idea. Qui a te vicino, da cui sia uso solo scuta. Mentre tu parri e ridi con dolcezza. Dall'opetto, subito mi si agita, poi appena solo che ti vado.
fuoco smenso, le corre sottilmente, e hai un scuro dall'occhio, e l'orribumo dello sangue già da vecchio. E tutta in sudore e tenda, come erba battuta scuro. E morte non mi pare lontana, la mia rapita di mente. L'autore, drammaturgo commediografo e autore di Uguale di Dei, Alessio Patti, interpreta Catullo in Odio e Amo, Viviamo mia lesbia e amiamo, lesbia mia, sceglio la famosa lesbia. Come può essere che io non sono più mio? Oddio, oddio, oddio! Come gli uomini è stesso che mia fossi più vicino o potessi fare più di ciò che posso io? Oddio, oddio, oddio! Come fa che
faccia passarmi lucori, capare che manco mi tocca. Che cos'è chisso? Amore, che dell'occhio un giangore, e che cresce da spazio da così mio, e canta che c'è bocca. Vivo da un peccato, e a mia moremmo vivo. Non è più mia la vita, ma di un peccato. Come piacere, vene di lucero, come male di mia stessa, della mia volontà, di cui sogno privo. Serva mia libertà, lume Dio mortale a mia picchiò. Oh, infelice stato, a quale miseria. Abbia lei, non è tutto il mio tormento. Che tu hai, non è tutto il mio tormento. Eppure si sa che l'hai amata con tenerezza. Ma che entra la malattia è quanto più mi addolora. La sconfitta nell'amore che mi inciampa dentro. Aurusi colpevole, da questi mi voglio scusare. Tu amai te, perché sai bene che io l'amo, e da così, paure mio, pure te mi inganna. La sangue che il mio amico l'ama, paure mio. Se perdo a Dio, tale perda è pietà e vantaggio, e se perdo a Dio, è l'uno amico a ciò alta la perdita. Insieme, picciuati, e io vi perdo, tutti due. E voi, c'è paura mio, mi costringete a portare sta croce. Ma, ecco la gioia. Io e io, siamo la stessa cosa. Oh, tu ci inganno, e già lunga. Forse perché tu sia apparenza della morte, a mia si dà così in cara, così. E quando ti rifiono risolente le nuvole estive, e le chiedi zefiri, e quando, per un chieto cielo mimica, portando notte fumi e affliggiosi ombre,
sempre apprezzata luce, e quando ci insateni di lì più segreti di locori. Mi fai filiare con i miei pensieri sulla traccia che porta alla morte, e il domenico fui spaetati, e qui già l'affanno sono, insieme a mia si consuma, e mentre io parto alla pace, dorme già dibattuto spirito che dentro mia schicchia. Adolfo Dominguez Bastida in Piangi, nessuno vede. Come un libro aperto, leggo il profumo di l'occhio tuo. Perché la bocca ride se l'occhio mio? Piangi. Non t'affrontare, di confessare che m'amaste. Chiaccia, nuggio ti ride. Guarda, io sono un uomo, eppuro chiaccia. Sono una creatura. Levimi l'umano se vuoi, levimi l'aria, ma non mi levare lo sciolto delle labbra, la lancia che sfodere, l'acqua che d'incia setta scoppia nell'odorea, la solidità di una d'argento che ti nasce. Dura è la melotta, e torno con gli occhi stanchi alle vuote nell'avere visto la terra che non muta, ma già sento un riso. A chi non cielo cercandomi, e grave per mia tutte le porte della vita. Amore mio, nell'ora che mira, grave il tuo riso, e se già sa vedi che non mi salvo macchia di piace lasciata, arrivi, perché il tuo riso è per la mano come una spada fresca. Vicino al mare d'autunno, il tuo riso aveva chissà la sua cascata di scuola. E nella primavera, amore, voglio il tuo riso, come lo giuri che io aspettava, lo giuri celeste, la rosa della mia patria suonante. Riditela, riditela della notte, dello giorno, della luna, riditela delle strade, torciate dell'isola, riditela del tuo ventrano carzone che ti ama, ma quando grano gli occhi e quando mi richiudo, quando le mie passi vanno, quando tornano le mie passi, mia milupani, l'aria, la luce, la primavera, ma non ho riso mai, perché non mi morissi. Se avessi io, e da alla tua salute, amore mio, sono pazza di te.
Siracusa, al luogo di stupisantissimo scienziato cori, e conoscessi la purezza di lacri, come fosse l'ingia compiuta in miti sacrifici, spugnasse sta medesimita memoria per calarmi in etia, fatto uomo mio. Aiutai a dare le mie novelle più fruttuose della mia terra che non dona mai sfiga, e tagli a dare parole accumulate d'una mele allo sociale. Per chi t'amo, caro, di sempre, prima di un inferno, prima di un paradiso, prima ancora che io fossi ta tanta la creta di nome appa il mio suo corpo. Amore mio, quanto è pesante trasportare te lume carro che io porto dal giorno della calura alle tue mille bucche di ricci e ricci. Sogno pazza di Dia, amori, che venne a rinciacciare dal me trascorsi sti giocattoli brutti delle mie parole. Ti faccio dopo di tutto se vuoi, tanto io sono solo una garzonella piena di poesia e vestuta di lacrime salate. Io voglio solo la loro miscela sopra la riba di un cielo stendato e diventare un dolce vento di tanti d'amore per Dia. E adesso a conclusione Alessio Patti interpreta Alma Marini da Alla tua salute amore mio in Accarezza mio amore e da Terra Santa in Le più belle poesie. Questo evento che
che sia dedicato alla presentazione di Uguale agli Dei, ma dedicato soprattutto, come avete benissimo capito, alla poesia. In particolar modo vorrei un altro applauso per il professor Giovanni Decchio. Poi l'attrice magnifica che ha collaborato alla realizzazione di questo evento, ovvero la professoressa Carla Colombo. E poi naturalmente l'applauso va a tutto l'impegno che è stato messo con fatica, ma con tanta passione, con tanto cuore, con tanta ricerca, al nostro poeta Alessio Patti. Teatro
In ogni caso, credo che questo adattamento non sia stato per nulla spiacevole. Per cui grazie da parte mia, da parte mia. E speriamo di rivederci per tutti noi in un teatro. Niente, io abbiamo fatto però la poesia, che è la cosa più importante, no? Già siamo in presenza proprio personalmente, più di ogni altro, niente, solo vi ringrazio di vero cuore, perché tutti questi volti che io vedo qui sono tutti volti amici, tutti volti familiari. Che riesce a riunire i cuori degli uomini, la poesia riesce a fare questo, e quando abbiamo ottenuto questo risultato, secondo me è il massimo che potevamo sperare, cioè stare qui insieme, sentire il battito del cuore, il mio, il tuo, insieme, grazie alla poesia, grazie.